Bella ragazzi, allora, bentornati in questo nuovissimo episodio di Digimon Adventure. Continuiamo con il nuovo capitolo dell'extra, il Cavaliere Cremesi. Tai dice addio a Davis, ma poi incontra, io so benissimo chi incontrerà poi. Quindi iniziamo, subitissimo. Area 1. Sempre con Hackmon siamo, ovviamente. Siamo su un altro piano. Sì, dobbiamo trovare una via d'uscita in qualche modo. Non sono stato io. Non preoccuparti, a tutti brontola lo stomaco. Ma non sono stato io, lo giuro. Veniva da quella direzione. E vediamo che... Eccolo, lo sapevo, lo sapevo. Takato, io ho fame. Ha sempre fame lui. Shh, Gilmon, così ci sentiranno. Quindi facciamo un'altra conoscenza. Chi siete voi? Io, noi, ecco. Non avete sentito? Ha chiesto il vostro nome. Io sono Gilmon. E io mi chiamo Takato Mitsuki. Viaggi anche tu insieme ai Digimon? Proprio così. Io sono Tai Kamiya e lui è Agumon. Piacere di fare la vostra conoscenza. Tai Kamiya? Agumon? Qualcosa non va? Non proprio, ma è lo stesso nome di un tamer molto famoso. Agumon, Takato è un grande fan del tuo tamer. Gilmon? Shh. Mm? Era solo uno scherzo. State nascondendo qualcosa? E tu chi sei? Mi chiamo Hackmon e amo combattere contro avversari potenti. Ovviamente. E a me piace mangiare il pane gustoso che aveva attaccato, questo grandissimo riferimento alla terzo... Sì, alla terza serie. Perché Gilmon mangia il pane. E ne mangia parecchio. Ma che razza di atteggiamento ha questo? Ad ogni modo, come siete arrivati qui voi due? Stavo portando del pane a Gilmon dopo scuola, come al solito nel suo rifugio nel parco. E mentre mi gustavo il pane, apparve una strana entità, la mia vista si annebbiò e... senza rendercene conto, ci siamo risvegliati qui. Un'ombra? E così anche voi l'avete vista. Sì, quella lì. No, è ritornata, mi sa. Ma cosa? Quella è... È proprio quella che abbiamo visto. Proseguite. Ha parlato? Cosa dici? Proseguite, inoltratevi ancora. Ok, c'è qualcuno che parla e ovviamente non sappiamo chi è. Che altro vuoi? Siamo già dentro a sufficienza. Già, cos'altro vuoi da noi? Combattete, andate fino in fondo se volete ritornare a casa. Aspetta, ehi. È svanito. Dannazione. Ehi, scappa pure, ma tanto prima o poi ti prenderemo. Grande Hackmon, cazzuto, come sempre. Combattere e andare fino in fondo, ha detto proprio così. Non dobbiamo badare a ogni sua singola parola. Ma se vogliamo andarcene, non pensi che sia meglio andare avanti? Beh, non abbiamo altre scelte, possiamo solo andare avanti. Ad ogni modo, rimanere qui non serve a nulla, andiamocene. Esatto, alla carica. Così. Veniamo anche noi. Anch'io. Va bene, una mano in più fa sempre comodo. Ale, Tai che se ne prende e corre. Allora, sicuramente Gilmon quando andrà a combattere sarà già al suo livello Omega, quindi... Guarda, sicuro. Ma va bene. Tanto possiamo farlo anche noi a costo zero, se avete visto lo scorso episodio. Allora,
Allora, lui no, perché lo one-shottiamo. Ma c'è un Digimon qua che possiamo sconfiggere, tanto per vedere un po' le sue mosse? No, va bene, proseguiamo ancora. Oh, questo qui dovrebbe essere abbastanza resistente. Dai, vieni. Sarà di livello Omega? E infatti, già subito di livello Omega. Gallantmon. Allora, Gallantmon, mettiamo subito in chiaro una cosa. Voglio sconfiggere anch'io qualche nemico, se non ti dispiace. E vabbò. Tocca a me. Vai così. Vai di farsa solare ancora. Ti credevo più forte, Gallantmon. Ti credevo decisamente più forte. E imboscata. Ecco qua. Sì, è abbastanza debole in realtà. Gallantmon è abbastanza debole. Cioè, Magnamon a confronto era molto più potente, ci fa più danni. Ma vabbè. Allora no, quello là proprio ce lo leviamo via perché è troppo debole per noi. Ecco qua. Ci sarà un altro boss alla fine di quest'altro capitolo? Vediamo. Giriamo a destra. Eccolo là. Megadramon, dove cavolo vai? Eh no, con Megadramon è un combattimento, ci sta sempre. E allora nessun Dramon ci potrà sconfiggere così. Nessuno. Vabbè, per forza, avendo le mosse anti-Dramon. Area 2. Faccio sempre un giro qua. No, in realtà, guarda, non ne salvo neanche, perché tanto so già che siamo talmente tanto forti che possiamo fare anche a meno del salvataggio. Ehi, taccato? Che c'è, Gilmon?
Perché non vuoi dire a Tai e ad Agumon di averli già incontrati? Dov'è che ci ha incontrato lui? Secondo te mi crederebbero se glielo dicessi? Sì. Io credo invece che li confonderei soltanto. Dici? Dicendo loro che nel nostro mondo i Digimon sono super popolari? Già, li metterei in confusione. Basta vivere un'avventura con la persona che ammiro. Ehi, Takato. Cosa c'è? La pausa è finita, dobbiamo andare. Va bene, arriviamo. I miei compagni di classe non ci crederanno mai. Sembri davvero felice, Takato. Ricordati, deve rimanere un segreto. Va bene. Takato, però, troppi segreti, che cavolo. Però vabbè. Davvero non c'è niente qua? Va bene, proseguiamo. E ovviamente, guarda, non ci sarà nessuno. Crisalimon, no, sei mio. Torna qua, Crisalimon. Non fartelo ripetere due volte. Che cacchio... Vabbè. No, Crisalimon, tu da qui non scappi. Tu di qui non scappi. Aia. Ora tocca a me. Vai. E gli facciamo male. Almeno. Ok. Aspetta, dov'è? Di là. Tra l'altro, una piccola curiosità. Sapevate che Killmon è il primo Digimon in cui è di tipo virus ed è il protagonista. Se non è lo sapevate, ve lo dico io adesso. Sì, dai. Contro Gardramon. Addirittura. 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 Gli ha fatto male. Vai che ancora un po'. Saliamo di livello 90. Forza. 90 tondi tondi. Ma ovviamente è vuoto. Che cavolo. Aspetta. È successo un casino. Ma davvero non c'è nessuno?
Vabbè. No, ragazzi, io se non vedo nessuno, io quella cosina taglio, che così vi porto direttamente qua alla prossima area, perché... Ma sono tutte vuote le stanze, ma perché poi? Perché ci devono essere le stanze tutte vuote? Cioè, ma tutte vuote sono. Vabbè, saranno in sciopero tutti i Digimon. Che... ma... Oh, alleluia. Sì, 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 dai, vieni, vieni. Oh, finalmente un combattimento, che cavolo. E ancora Mega Sidramon, certo. Galant Monkey, cosa ti ho detto poco fa? Però vabbè, la cosa positiva è che ci stiamo sempre avvicinando di più a livello 90, quindi anche per quello che voglio trovare un po' di combattimenti. Area 3. Un altro boss, a quanto pare. Vediamo. Quindi mi recupero la vita, però non salvo, andiamo avanti. Attaccato? Lì c'è un'uscita. Per la terza volta, sì. Andiamo. E vai. Aspetta, Gilmon. E infatti. Un'altra copia. Come faccio a essere qui e lì contemporaneamente? È un clone di Gilmon. Lo sapevo, è successo di nuovo. Dai, quel Gilmon è pericoloso. Forza, andiamo. Non sarà un semplicissimo clone di Gilmon a spaventarmi. Contro di noi, però noi vabbè abbiamo la difesa potenziata. Aia, cavolo, lo sta distruggendo. Guarda! Lo sta totalmente distruggendo! Aia! No, ripigliati! Galantmon! Ripigliati seduta stante! Aia! Oh! Oh là! Vedi che mi ha ascoltato! Ripigliati ancora, non sei... bravo. Bravo, Galantmon. Così. Galantmon, ti conviene utilizzarlo ancora una volta, Gigacura. Fidati. Fidati di me. Ne vale la pena. Bravissimo. Bravo. Galmon, attento. Aia.
E niente, devo per forza utilizzare una concentrazione, perché qua altrimenti non li facciamo troppi danni. Galalmone, mi raccomando. Mi raccomando. Bravo. Va bene, Galalmone se la sta cavando egregiamente, se non che sta un po' rischiando con la vita, ma in questo momento si sta comportando molto bene, direi. Aia! Vabbè, finché attacchi su di me, guarda. Te la stai beccando tutte, sai? Gigacura. Galamon, gigacura. Gigacura. Vabbè, attacca noi e noi gli facciamo un bel contrattacco. Grande così. Galmon, lo sai che cosa devi fare, vero? Aia! Aia! Vabbè dai, attacca a noi, almeno quello. Galmon, ti devi curare, perché io... Non so se ho una salvavita con me, sai, quindi... Io te lo dico che se dovessi scattare, poi dovrei vedermela io. Oh là! Grande così! Vabbè. Un complimento va anche a Galmon, perché si è comportato... Porca troia! Si è comportato in maniera... Ah, va abbastanza buona, dai. Livello 90, grande! Carica difesa, aumenta di 2 stadi la difesa di ciascun alleato. Ma questo ce l'abbiamo già, però come al solito ci dice che è nuovo. Però vabbè. Ormai... Abbiamo vinto, ma sono distrutto. Già, è stato un combattimento piuttosto pesante. Non male, voi due. Ehi, guarda che questo non è un gioco. Va bene, la smetto. Aspetta. Non è che facendo così
Hackmon si è autosgamato. Non è che dietro tutto questo c'è lui. Questa me la devo segnare. Beh, ora è ora di andare. Credo sia arrivato il momento di salutarci. Cosa? Perché? Beh, io vorrei proseguire, andare in fondo a questa faccenda. Pare che incontrerò persone diverse a ogni piano. Capisco, va bene. Dai, potresti farmi un favore? Un favore? Di cosa hai bisogno? Mi stringeresti la mano? Cosa? Per favore, ti prego. Va bene. E vai, ho stretto la mano a Tai, grazie millissime. Sono felice per te, Takato. Che cos'è? Non capisco il senso di tutto ciò, ma sono felice che tu sia felice. Così. È arrivato il momento di andare. Cercate di uscire di qui, va bene? Ci puoi contare. Buona fortuna. Non vedo l'ora di mangiare il tuo pane buono, Takato. Va bene, cerchiamo l'uscita allora, Gilmon. Lui ha sempre a mangiare. Lui sempre a mangiare. Il cavaliere del drago. È qui. Andiamo sulla pesante, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, direi per questo episodio di Digimon Adventure è tutto. Vi ricordo che sento con le scritte nella descrizione, se vi tenete aggiornati sul prossimo episodio di questo gioco e altri giochi, metterò un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio, ma come la vostra, nei commenti, con suggerimenti, consigli, tutto quello che volete. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Digimon Adventure. Bella!